così. La Nuda Verità, la rubrica di Millennium che si mette a nudo e vi racconta i segreti dell'amore, la passione, la differenza tra uomo e donna e la verità sulle coppie. La Nuda Verità di Mirko Spelta. Ciao Mirko, ben ritrovato qui su Radio Millennium, come stai? Ciao Alberto, tutto bene? Mi è piaciuto il payoff. Non sì. sapevo cosa fosse, adesso lo so. Abbiamo un payoff. Bella un payoff, lì. Esatto. Hai visto? Volevo fare tutto quello professional. Giusto. C'è gente che si fa di payoff. Ecco, salutiamo anche gli amici che ci stanno guardando in questo momento sul 693 del digitale terrestre. Sì. Mirko, noi sono 15 giorni che non ci vediamo. Lo so, mi sei mancato. Anche tu tanto, però ci siamo mandati i messaggi. Sì, dal mare, dalla spiaggia, eccetera. Eri il mio primo pensiero al mattino e l'ultimo della sera, eh? Quasi, sono romantico, quasi, va bene. Quasi. Allora, torniamo a parlare delle coppie. Qual è l'argomento che andiamo a trattare quest'oggi? Sì, oggi è un argomento molto interessante perché abbiamo fatto il nostro sondaggione classico durante la settimana e abbiamo chiesto alle donne meglio l'uomo bello o l'uomo interessante, no? Non te lo dico neanche. Anche l'uomo interessante ha stravinto, ma tu due settimane fa avevi fatto una domanda molto interessante che era: cos'è esattamente l'uomo interessante? E su questo si svilupperà la trasmissione di oggi. Intanto scusami, io ne approfitto anche per ricordare il nostro numero di WhatsApp, perché metti che c'è qualcuno che vuole intervenire, vuole dire la sua. 340 15 69 580. C'è chi ha boom qui su Radio Millennium, c'è anche Mirko Spelta, perché siamo nello spazio dedicato alla nuda verità. Allora Mirko, cerchiamo adesso di capire effettivamente come bisogna comportarsi e soprattutto cerchiamo di capire le donne che cosa guardano per prima in un uomo e gli uomini che cosa guardano prima nelle donne. Allora guarda, una differenza fondamentale, una cosa molto importante è che mentre noi all'inizio purtroppo per i nostri limiti tendiamo a essere veramente un po' rimbambiti di testosterone, cioè a fare fatica bella. Esatto. Bravissimo a fare fatica a capire quello che c'è dall'altra parte, andare un po' oltre diciamo l'aspetto estetico soprattutto all'inizio. Le donne invece mantengono comunque una buona parte, come dire, di cervello acceso per riuscire a capire la persona che hanno di fronte al di là del profilo estetico. Tra l'altro lasciami dire questa cosa, io sono molto contento di questa cosa personalmente, perché come dire, questa cosa del sex symbol cominciava a starmi un po' stretta necessariamente. Sì. Ne parlavo l'altro giorno con dei miei amici, eravamo io, Brad Pitt, George Clooney, Enrique Iglesias e Jason Momoa, ed eravamo tutti quanti d'accordo sul fatto che va bene gli occhi azzurri, va bene il sorriso irresistibile, va bene le spalle larghe, ma insomma noi siamo anche delle persone, cioè vogliamo essere valutati per quello che abbiamo dentro. Giusto. Non solo perché siamo belli in maniera assurda, capisci? Senti, la prossima volta chiamami che vengo anch'io. Ci sei anche, ma infatti dobbiamo aprire questo movimento che si chiama Belli con l'anima. No vabbè, stiamo scherzando. Ovvio, naturalmente. Ovvio, anche perché però, insomma, se ci guardate sul 693 del digitale terrestre, capite, insomma, tutto. Se avessimo puntato sulla bellezza a quest'ora saremmo vergini. Comunque, detto questo, la cosa importante è che le donne mantengono questa attenzione nonostante l'inizio, nonostante l'emozione, l'emotività eccetera, e riescono a capire chi hanno di fronte, cosa che invece noi all'inizio facciamo molta più fatica. Ora, detto questo, bisogna poi capire qual è realmente il soggetto interessante per le donne, cioè che cos'è che rende un uomo interessante, quindi non bello ma interessante agli occhi femminili. E qui ne sono venute veramente fuori delle belle, guarda, perché noi più o meno siamo semplici, le donne su 10 donne ti danno almeno 11 risposte diverse. Ecco, c'è una risposta che ti ha colpito particolare? Allora, adesso poi ne parliamo, ma ci sono delle cose che sono ricorrenti. Due di queste cose sono: uno, sembra un cliché ma è vero, farmi ridere, ma attenzione, poi ne parleremo, non il giullare, è un'altra cosa. Due, il carisma. Poi dopo ne parliamo meglio. Ok, entreremo nel dettaglio tra qualche minuto, adesso Hook and Sling. Ho capito che effettivamente le donne ne sanno più una più del diavolo, sono più sveglie di noi. Sì, ma come facciamo a capire effettivamente che ci stanno studiando? C'è un, sì, come un no, metodo, come no. Un allarme, qualcosa? Ma del come genere? No, ma come no? Allora, tu immagina di essere a tavola, no? Prima volta che uscite insieme a cena, eccetera, eccetera, e sei a tavola, c'è cioè una bella tovaglia bianca tra di voi, ordinata, eccetera, eccetera. Lei
facendotela passare come se fosse la cosa più naturale del mondo, come se stesse facendo due chiacchiere, come se stesse parlando dei piccioni in Duomo, va bene? Comincia a farti tutta una serie di domande e tu piano piano ti rendi conto, cioè nella tua testa si visualizza davanti alla sua fronte una griglia con le spunte verdi o le X rosse. Okay, questo va bene, questo no. Perfetto. Questo sì, mi piace, questo non mi convince, approfondiamo. Esattamente. Senti un po', ma tu quanti anni hai? 40. E come mai sei single? Ecco. E quella è pericolosissima. Sì, perché uno può pensare che tu sia difettato. È esattamente quello il punto. Cioè la domanda che sta sotto che non ti dici è: qual è la magagna? Per quale motivo a 40 anni sei single? Oppure ti lanciano i siluri, quelli per cui non c'è una risposta, la risposta è già nella domanda, tipo chissà quante donne avrai che ti girano intorno, e lì la domanda è chiusa, cioè non è una domanda, è una trappola, per cui devi cercare di venirne fuori nella maniera più brillante possibile. È vero, quello è il tentativo, no? È proprio quello, loro giudicano non tanto la risposta ma come sei riuscito ad uscire dalla trappola. Insomma, c'è tutta questa serie di cose che lasciano veramente pensare. Oppure ancora un'altra cosa divertentissima: allora camminate tu e lei, passa davanti una di quelle estremamente sexy, no? Gonna corta, tacco alto, eccetera. Lei non ti guarda neanche. No, no. Guarda la tizia, il suo sguardo triangola su di te, si rende conto che tu la stai guardando e a quel punto lancia la trappola, tipo: hai visto quella? Certo. L'unico modo per uscirne è tentare un infarto. Pam, secco. No, viene l'ambulanza, dai, ti porta via e arrivederci, perché qualsiasi cosa tu stia dicendo hai perso. Ma lì dipende dagli uomini. Però lo cioè, so. Uomo è uomo, c'è cioè, quello che nega sempre in continuazione e quello come me che dice sì, io lo faccio anche davanti a te, quindi. Perfetto, ma se neghi loro a quel punto giocano il jolly. Ma come, dai, ma è stupido non dire che una donna è bella quando è bella, voglio dire, gli occhi sono fatti per quello, no? Sono fatti per guardare. Ma certo, anche quella è una trappola, non è vero che ti sta chiedendo la tua opinione. Senti, sai che mi fai quasi venir voglia di tornare single, non so come mai, ma guarda. No, vabbè, diciamo, mettiamola così, ecco, l'unica cosa che c'è da dire è questa: noi uomini comunque tanto parliamo di noi prima, certo, o poi, ecco, certo. Anche se non dai quell'impressione di essere, come dire, la rana nel laboratorio dei ragazzini, degli studentati americani, no, che ti sezionano un pezzettino alla volta, comunque se portate pazienza gli uomini poi parlano di loro perché si svelano prima o poi. Torniamo tra poco, se volete dire la vostra sull'argomento, noi siamo qui, è 340 15 69 580. Felix Jean qui su Radio Millennium, la radio che resta in testa con me, Alberto Zanni, ma anche con Mirko Spelta come ogni venerdì. Scusa se ti chiamo stronzo, che non è per dire, ma è il titolo del tuo libro che ormai è un best seller. Io so tra l'altro che poi andrai anche prossimamente in giro a presentarlo. Sto organizzando qualcosa, sì, poi chiaramente appena c'è qualcosa di concreto ve lo faccio sapere, ci mancherebbe altro. Ok, senti, torniamo a noi, sì, visto che ormai siamo quasi addirittura d'arrivo, sì, leggendo magari un po' di messaggi che sono arrivati. Mamma mia, se ne sono arrivati, ragazzi. Ok. Mamma mia. Allora, c'è questo di Deborah, sì, che dice: quando non è un viscido che vede le donne come organi riproduttivi camminanti, okay, va bene. Ok, ecco, questa storia dei viscidi un giorno ne dobbiamo parlare. Deborah dice anche: il viscido è quello che quando con il solo sguardo in qualche modo ti fa sentire, diciamo così, molestata. È uno sguardo di un certo tipo. Dobbiamo, prima o poi dovremo parlare di questa storia dell'uomo viscido. Però non è che uno, cioè magari uno guarda una ragazza perché però dice... pare che ci siano quelli con l'occhio particolarmente languido. Sì. Sì. Va questa cosa, vabbè, ne parleremo. Poi c'è questo messaggio da parte di Happy che dice: chimica mentale da non trovarne altri così. Questa cosa della chimica, anche questa è una cosa che ritorna spesso e volentieri, sai? E poi abbiamo quest'altro messaggio di Bananita. Banality Jane, scusami, perché qui è veramente un disastro. No, te lo leggo io. Intelligenza nel sapersi rapportare.
E questa è una cosa interessante. Così come Pat Popina, cioè Patrizia, che dice: eclettico, non banale, di successo, intelligente, con sense of humor. Ecco, allora parliamo un attimo di questa cosa del mi fa ridere, eccetera, eccetera. Perché devo dire che io prima di capirla un pochino andavo in ansia, nel senso che mi fa ridere, capisci? Mi dà l'idea di dover sempre essere, tra virgolette, giullare. In realtà me l'hanno spiegato, non è così. È una sorta di sottile ironia, deve essere un'ironia intelligente, non deve essere il giullare, perché il giullare dopo un po' rompe le scatole concettualmente. Questa cosa però è interessante, perché io non l'avevo letta in questa maniera. Poi c'è Sara che dice: quando ti porta tanta felicità ed è carismatico. Ed è carismatico, vedi il discorso del carisma di cui parlavamo prima? Effettivamente è così. Ora, anche lì bisognerebbe capire che cosa è il carisma, no? E sempre Sara dice: il carisma è, per esempio, quando mi farebbe felice se mi facesse sorridere. E per carismatico intendo un uomo che brilli per entusiasmo, per esempio, che abbia delle iniziative tipo andare a visitare una città d'arte, dormire fuori, offrirmi un calice di vino in camera, è una cosa di questo genere. Vedi? Ok. Quindi vedi che tutto sommato non è che cercano delle cose particolarmente, però questa cosa dell'entusiasmo, dell'essere brillante, dell'amare la vita, dell'essere un po' leggero, quindi farle vivere la vita leggera, è una cosa che pare che sia, che conquisti. Perdonami, però il segreto è anche un po' dare delle attenzioni. Questo, certo. Cioè, le donne cercano quello, certo, un po' di attenzione. Certo, in realtà c'è una cosa che a me capita spesso, insomma, di dire, che è questa: se fai sentire una donna come se fosse l'unica al mondo, in maniera sincera però, non in maniera artefatta, anche per una sera sola o per una settimana o per tutta la vita, beh, quella sarà una donna felice. Quindi questa è una cosa importante. Ebbene, abbiamo svelato così un po' il segreto per rendere una donna felice. Insomma, ci sono alcuni suggerimenti che sono stati interessanti, però nel raccogliere, diciamo, tutti questi messaggi, devo dire che c'è una cosa che io ho notato e della quale bisogna parlare, perché sai che noi siamo una trasmissione di servizio sentimentale. Perfetto. Allora, spesso e volentieri le donne, quando gli chiedi che cos'è una cosa interessante, ti danno delle definizioni che obiettivamente sono delle definizioni troppo generiche. Ce ne sono alcune che ti hanno detto, per esempio, un uomo che sappia usare il cervello. Che vuol dire? Capisci? Cioè, piuttosto che un uomo, esatto, un uomo carismatico, punto, senza dire esattamente che cos'è il carisma. Allora, il concetto è questo: noi poveri uomini abbiamo bisogno di cose concrete, cerchiamo di capirvi in tutti i modi e le maniere, ma è importante da questo punto di vista che le donne siano estremamente chiare. È vero, e qui si aprirebbe tutto un mondo, ma è vero che in ambito sentimentale le cose prima le senti e poi le capisci, cioè prima le avverti con la parte destra del cervello, quello emotivo, e poi le razionalizzi. E razionalizzarla non è una cosa facile, non è una cosa spontanea, non è una cosa da tutti, me ne rendo perfettamente conto, però è importante fare questo passaggio dall'emotività alla razionalità, perché attraverso la razionalità tu spieghi alla persona che sta dall'altra parte cosa vuoi, cosa non vuoi, cosa ti piace, cosa non ti piace. Quindi è un po' uno sforzo, me ne rendo conto, è come quando impari a cantare, no? Sì. Quando impari a cantare tu le cose le fai scimmiottate, poi a un certo punto nel cervello capisci il click, quello che succede. Nei sentimenti è la stessa cosa, però è importante che si razionalizzino le emozioni, perché così sai spiegare che cos'è il carisma, che cos'è che ti piace, che cos'è che è realmente interessante. Allora Mirko, tra poco ci salutiamo, se avete ancora qualche messaggio da girarci, 340 15 69 580. Marcello dice: tempo di non capire che cosa sta succedendo in radio, e voleva capire magari qualcosa sulle donne, può essere, ma C'è un libro che parla di questo, esatto. È un libro intero, si intitola Scusa se ti chiamo stronzo, si può partire da lì, mettiamolo. Esatto, così. Esatto. No, comunque Marcello, tutte le cose che vuoi chiederci, chiedicele, mandaci un messaggio e noi ti rispondiamo. Allora, chiudiamo, leggiamo un paio di messaggi. Sì, prima allora, di... guarda, ci sono dei messaggi interessanti, uno di Betta
che dice: l'uomo interessante è quello con cui non ti rendi conto del tempo che passa. Potete parlare fino al mattino in maniera che lui, insomma, tiene la tua attenzione fino al mattino senza che tu te ne renda conto. E qua siamo sempre al discorso di prima. Monica dice: per me l'uomo interessante è quello con il quale, se ci parlo, capisco che posso imparare qualcosa, e vedi che siamo sempre là, che mi faccia ridere, ma non nel senso del pagliaccio che stanca, ma nel senso dell'uomo dotato di ironia fine, intelligente, anche perché appunto pagliaccio dopo un po' non se ne può più. Esatto, sì, dai, divertente una volta, poi basta. Esatto. Effettivamente l'uomo deve essere un minimo di autorevolezza, ce la deve avere. Mirko, di cosa parleremo la prossima settimana? Allora, abbiamo introdotto questo argomento che è quello della comunicazione tra uomini e donne, no? In maniera così un po' en passant. E parleremo proprio di questa cosa qua, cioè parleremo di questo mondo che è il rapporto della comunicazione tra uomini e donne. Bene, allora attendiamo ancora una settimana, poi so che tu fai un'anticipazione sui social, quindi dai pure il tuo indirizzo social. Sì, allora Spelta Mirko su Instagram oppure su Facebook, tutte e due, insomma facciamo il nostro piccolo sondaggino nel quale chiediamo un po' tutta una serie di cose relative alla prossima puntata. E poi vi terremo in considerazione ovviamente durante la puntata della Nuda Verità. Grazie Mirko per essere stato qui con noi anche in questa giornata di venerdì 27 agosto. Grazie a voi, è sempre un piacere. Torniamo insieme appunto settimana venerdì prossimo. Volentieri, ciao. Ciao. La Nuda Verità, la rubrica di Millennium che si mette a nudo e vi racconta i segreti dell'amore, la passione, la differenza tra uomo e donna e la verità sulle coppie. La Nuda Verità di Mirko Spelta, tutti i venerdì alle 18:25 su Radio Millennium. Hai già letto il libro di Mirko Spelta, Scusa se ti chiamo stronzo? Lo trovi su Amazon in libreria e tutti i digital store, edito da PM Mondadori.